Ciao a tutti e Buongiorno. benvenuti a 3 minuti correte. Parliamo dell'Assemblea dei Soci di Cassa di Risparmio in cui finalmente i vertici di Banca Centrale vedranno realizzato uno dei loro obiettivi. Durante questa assemblea, infatti, si discuterà del passaggio di Asset Banca dentro Cassa di Risparmio. E chi rappresenterà l'eccellentissima Camera, cioè lo Stato intero, all'interno di questa assemblea? I membri del Consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio. Peccato però che all'interno del CDA, del Consiglio di amministrazione, non vi sia nessun membro nominato dalle forze di opposizione. Quindi, nei Mannaggia. fatti, l'eccellentissima Camera non è rappresentata dentro Cassa di Risparmio, quindi lo Stato intero non è rappresentato. Quel Consiglio di amministrazione rappresenta solo la maggioranza, anzi, un solo segretario, anzi, forse nemmeno lui. Molto più probabilmente rappresenta solo i vertici di Banca Centrale, Grais e Savoretti. Il governo dentro Cassa di Risparmio è un mero esecutore delle volontà di Banca Centrale, ormai è evidente. Basti pensare che non è neppure stato in grado di imporre le dimissioni di Romito, nonostante il Consiglio Grande Generale le abbia richieste e votate a fine aprile. Eh già, perché il super mega presidente galattico Nicola Romito, ex Montepaschi di Siena, è ancora ben saldo alla poltrona della presidenza di Cassa di Risparmio. Ancora lì. Ed è ancora lì anche la sua richiesta di rinvio a giudizio in Italia. Romito è la vera espressione del cambiamento del governo di Adesso.SM, che prima lo nomina nonostante non possegga i requisiti di onorabilità fissati dallo stesso governo. Poi sgrida il segretario Celli che non ha controllato i requisiti. Poi porta in consiglio un ordine del giorno ad aprile per dire che entro un mese le chiederà le dimissioni. E poi niente, siamo a metà luglio e Romito ancora lì. Ecco, vi invitiamo a riguardare la puntata 88 dei 3 minuti correte per rinfrescarvi la memoria sulle mirabolanti dichiarazioni dei vari esponenti di governo e maggioranza rispetto al senso di responsabilità e la serietà nella richiesta delle dimissioni di Romito. Riguardatela perché è molto divertente vedere come dalle parole si sia passati ad Ad altre altre parole. parole. Oggi l'Assemblea dei Soci di Cassa di Risparmio sarà chiamata ad esprimersi, probabilmente anche su altre questioni, lasciate in sospeso durante l'Assemblea di fine giugno. Approvazione del bilancio, sostituzione dei membri dimissionari e, udite, udite, aumento dei gettoni ai membri del Consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio. Sì, perché per ristrutturare Cassa di Risparmio il governo ha scelto persone senza competenze e ristrutturazioni bancarie e che quindi saranno affiancati da consulenze esterne. Però intanto vogliono aumentare i propri gettoni. Domani vi aggiorneremo sugli esiti dell'assemblea, vi aggiorneremo chiaramente per quanto possibile perché, come dicevamo, noi non abbiamo rappresentanti all'interno del CDA. Passiamo poi all'intervista rilasciata dal capogruppo di Rete, Roberto Ciavatta, che risponde alle domande di San Marino News Agency, partendo dalla nascita del movimento Rete per poi soffermarsi sull'attualità. Per quanto riguarda il sistema bancario, ad esempio, secondo Ciavatta il governo è colpevole nel lasciare che una società partecipata, come la Banca Centrale, agisca indisturbata facendo scappare milioni di euro dal sistema. Le soluzioni che indica Banca Centrale non sono tali, sono condanne a morte. Il sistema va salvaguardato, il che non significa che non vogliamo punire i responsabili, e responsabili ce n'è in ogni banca, anche in quella che governo e Banca Centrale tutelano silenziosamente, ma semplicemente che non ci abbassiamo al giustizialismo ignorante di chi fa saltare le banche come fossero popcorn. Poi Roberto Savata continua sul conto Mazzini che definisce la punta dell'iceberg perché ancora molti dei legami tra politica e affari devono emergere e devono venire puniti. Si celebrino altri processi, chiede Savata, e che la magistratura ci dia dimostrazione di indagare, colpire corrotti e corruttori ovunque si annidino. L'intervista si conclude poi con considerazioni sugli attuali membri di governo e i legami con la vecchia dirigenza del paese. Se volete leggerla, trovate il testo integrale sul nostro sito www.movimentorete.org. Passiamo poi a tutt'altro argomento, perché i cittadini di Acquaviva hanno scritto un comunicato stampa per raccontare la propria esperienza rispetto al cambio di metodo millantato da AdessoSM. E ad Acquaviva di esperienza ne hanno da vendere, Basta. perché da anni, da decenni sono attivissimi sul territorio, specialmente su tematiche ambientali. Quindi non sono persone che si improvvisano, ma ad ogni legislatura, ad ogni cambio di governo, ritornano a combattere per tutelare salute e territorio. Peccato poi che i politici che li avevano sostenuti, nel momento in cui hanno il potere di cambiare le cose, non solo non lo fanno, ma siedono al tavolo con chi da sempre sfrutta il paese per profitto. Scrivono i cittadini di Acquaviva. Condivisione per Adesso.SM si traduce nell'algoritmo.
Noi ad un dato momento comunichiamo le nostre intenzioni e gli altri si limitano a prenderne atto. E poi continuano. Invece di ascoltare i reclami della cittadinanza, adesso .SM continua a dar credito, addirittura attraverso un tavolo permanente, ad un management della cartiera Ciacci che esige di farsi cancellare tutte le multe e debiti vari e di comprare il silenzio del paese con 50.000 euro e intanto ad agosto installerà pure il cogeneratore, in barba alle rassicurazioni fatte dal governo proprio alla cittadinanza. Concludono i cittadini, sarà pure nuovo questo metodo, ma a noi puzza tanto di vecchio. Anche per oggi abbiamo finito, noi ci vediamo domani. Ciao ciao! Ciao!